Allontanate le sirene sorrentine, Sasà Campilongo si è legato ufficialmente all'Ischia Calcio. All'elegante e al tempo stesso giovanile locale dei fratelli Bondavalle, l'Ecstasy, si è svolta sabato la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico davanti a un pubblico numeroso ed entusiasta. Il primo a prendere la parola è stato il sindaco Giosi Ferrandino, stupito per il gran numero di presenti. Io non credevo, ero stato ottimista o pessimista, dipende dai punti di vista. Dicevo al padrone dell'Estasi saremo 20-30 persone, invece, perché so che molti lavorano, quindi c'è una nutrita presenza di tifosi. Voglio rassicurare la nutrita tifoseria che è qui presente, che le tappe sono forzate, stanno andando avanti molto celermente per fare in modo che prima dell'iscrizione del campionato si concluda anche la formazione della nuova società, con l'ingresso appunto di Carlino e il suo gruppo, e comunque con un nutrito gruppo di ischitani che faranno parte della compagine di questa società. Ancora. Successivamente il collega Massimo Laporta, nuovo addetto stampa dell'Ischia, ha introdotto colui che sarà tra pochi giorni il nuovo presidente dell'Ischia Calcio, ovvero Lello Carlino. E noi dobbiamo essere pronti nel campionato che abbiamo promesso ai vertici, perché sicuramente con la venuta di Campilongo, che ringrazio pubblicamente ancora una volta di essere sceso di categoria, perché credo in questo progetto, crede negli ischitani, crede nell'Ischia Calcio, crede in questa società. Quindi veramente un plauso a Sasà Campilongo, grazie anche, lo ripeto, per il suo verbenissimo, che la sua parola, la sua mano data a me un mese fa, l'ha fatta valere nonostante richieste anche di Serie B. Quindi è un allenatore che io volevo, perché l'ho sempre detto a Nicola: Nicola, trovami un allenatore per bene, un allenatore che pensi ai giovani. Lui, lo sapete, è un Zemaniano. Zeman per me è il mio idolo. Per quello che ne so di calcio, io ho sposato sempre la causa Zemaniana, perché per me Zeman ha fatto sempre vedere il più bel calcio d'Italia. E io questo voglio vedere a Ischia. Ho detto: mister, vogliamo vincere, però vogliamo vincere anche giocando alla grande e farci vedere uno spettacolo, perché il calcio è uno spettacolo. Ed eccolo, Sasà Campilongo, pronunciare le prime parole dell'allenatore dell'Ischia. Adesso, ruolo ricoperto in maniera ufficiale, dopo essere stato di fatto il mister dei gialloblù per oltre un mese, curando, lavorando già all'allestimento della squadra. Mi hanno fatto tantissimi complimenti. Alla fine sono i risultati che contano. I complimenti va bene, però bisogna fare poi valere queste belle parole sul campo. Io spero di alla fine di poterlo fare questo. Però al di là di questo, io voglio dire il mio sfogo che durante la settimana scorsa, quello che è stato per me, quando ho detto che io non avevo niente in mano, io purtroppo non avevo firmato ancora, è stato uno sfogo mio, perché avevo lavorato veramente intensamente insieme al direttore Crisano, alla composizione dello staff, alla composizione della squadra. Sono stato a vedere il ritiro, e allora penso che questa mia uscita sia stata anche un pochettino, forse, che ha accelerato la situazione e la mia firma ad Ischia. Io voglio ringraziare innanzitutto, perché l'artefice che sono qui a Ischia, e questo lo posso dire, è stato Nicola Crisano. Perché Nicola, una mattina ci siamo sentiti, ma così, ma per prendere un caffè, nulla di altre cose. E Nicola mi disse: guarda, noi stiamo facendo un grandissimo progetto ad Ischia, con un imprenditore importante, con una persona per bene. Io ho pensato a te. Io non è che ti dico la verità, non sono rimasto meravigliato, perché per me la categoria non mi importa niente. Io faccio l'allenatore. Io, il giorno che ho preso il patentino da allenatore, non avrei pensato di allenare, sì, un giorno in Serie A, in Serie B, però l'importante per uno che prende un patentino e fa l'allenatore è allenare. Quindi allenare interregionale, allenare in promozione, prima categoria, non ha importanza. Bisogna allenare bene, con serietà e con umiltà. Era attesa per la serata anche una sorpresa che, secondo indiscrezioni, doveva corrispondere alla presentazione anche di un nuovo acquisto, ma il DG Crisano ha chiesto ancora un po' di pazienza. Bisognerà dunque attendere martedì per conoscere chi, dopo i primi contatti, ha sposato il progetto gialloblù, apponendo la propria firma sul contratto. Chiesto questa cortesia, i nomi sono tanti, sono tutti giocatori che col mister abbiamo analizzato, per le caratteristiche e per il modulo che il mister vuole fare.
e sono, ripeto, è riservatezza proprio perché qualche giocatore deve chiudere delle situazioni con le vecchie quelli che il mister ha detto che alcuni li avete già bloccati, quindi... Ma bloccati non significa che abbiano firmato, li abbiamo bloccati come sul, diciamo, con la stretta di mano col presidente Carlino, con me e col mister, e questa è, penso sia già una firma. Però consentitemi, è veramente una cortesia che vi chiedo, perché può succedere che si può diciamo innescare un qualcosa che incline il rapporto con noi per un fatto economico. I giocatori devono recuperare, è inutile che lo dico, e dei soldi da altre società, però sappiate che ci sono giocatori di categoria superiore che faranno parte di questo progetto, e giocatori che già, diciamo, abbiamo avuto quest'anno, e giocatori di Serie D, come diceva il mister, pronti a vincere un campionato. Capitolo di conferme. Ci sarà Fabio Tito, che sembrava impredicato di accasarsi all'Andrea Bat. Ci saranno anche Finizio Incarnato, Under, così come verranno riconfermati Davide Trova e Peppo Sillo. Ma la dirigenza è intenzionata anche a prestare attenzione al settore giovanile, come sottolineato al social Green Island Dino Celentano. Noi adesso siamo all'inizio di una nuova avventura, quindi sembra tutto bello, tutto facile. E poi ci sarà la realtà del campo. Io posso promettere che noi ce la metteremo tutta per fare di Ischia una squadra veramente competitiva. E per arrivare a costruire una squadra competitiva dobbiamo collaborare tutti, società, giocatore, allenatore, direttore generale, direttore, perché nel calcio, che è un gioco collettivo, è importantissimo il gruppo. In attesa dell'ufficializzazione dei primi acquisti, possiamo esprimerci con certezza. L'Ischia parte con il piede giusto, tesserando un allenatore esperto e di categoria superiore. E se il buongiorno si vede dal mattino...